Con fratello Vincenzo Duca parliamo di questa bella iniziativa, un punto salute che vede coinvolti tanti medici che mettono a disposizione la loro opera, la loro attività. Sì, è un'idea nata un pochino saggiando attraverso il nostro centro di ascolto tutti i problemi che i nostri assistiti ci presentano e quindi anche la difficoltà a volte di visite mediche che non si possono effettuare perché non c'è la possibilità da parte chi ne fa richiesta di poterne usufruire per problemi economici. Si è pensato insieme in quest'anno, non soltanto insieme al nostro centro d'ascolto, ma anche con l'amicizia che ci lega con vari volontari, con vari medici, vedi come volontari Orazio Frizzi, la signora Eloisa Belintende, la signora Cettina, tutta l'equipe volontari, Roberta Filetti, eccetera, eccetera, con i medici Pippo Scudero, il dottor Fatuzzo, insomma una bella equipe di volontari che ha accolto questa idea di aprire un punto salute. Sottolineiamo il fatto che non è un poliambulatorio, non può accedere chiunque, ma soltanto le persone che veramente si capisce che ne hanno veramente bisogno ed è un punto di partenza come prevenzione, innanzitutto. Da settembre partirà in maniera più specifica, in maniera più ordinata, con visite quindicinali o mensili a seconda della disponibilità dei medici volontari, medici nella maggior parte quasi tutti in pensione che vogliono portare avanti la loro professione ricordandosi ai poveri. Abbiamo realizzato questa sorta di punto salute, chiamavamo ambulatorio, in una stanza che abbiamo recuperato, ridipinto, già c'è qualche attrezzo lì dentro, è una sala di aspetto che è collegata direttamente con la via Galatea, quindi non si accederà dai portoni della mensa, per dire così, ma dalla via Galatea attraverso il cancello della villetta che abbiamo ripristinato, ripulito proprio per l'occasione, per mantenerla pulita nel futuro.